Ma Carlo, sei pronta? Io sono pronta. Non c'ero mai stata qui. È bella questa piazza. Piccola, ma bella. Anche la chiesa, Santo Stefano Martire. Dice che ci sono dentro tutte le sue ossa. No, ma io non sono mica andata a vedere. No, non mi interessa. No, ma preferisco stare qui, a sedere sul muretto, sotto il portico, all'ombra. Prima lavoravo in campagna, adesso sono una civis, perché il mio nome, Maria, è scritto nel Liber Paradisus. Il comune di Bologna, memore del passato e prevedendo il futuro, ha pagato 10 lire al mio padrone per rendermi libera di stare anche in piazza a guardare chi passa. Adesso devo solo trovare marito. No, perché... Adesso devo solo trovare marito, perché sono libera, civis, ma senza marito niente casa, dice il frate di Santo Stefano. Se trovi marito ti do la casa con il portico davanti, il pozzo dietro, il tetto di pietra che così non brucia. Sa fare i suoi affari il prete di Santo Stefano, eh? Allora sono qui che guardo. Ma qui dei mariti mi sa che... No, ma non importa, ma lo trovo il marito. Non sono ricca, non ho niente in mano, ma le mie mani sono la mia ricchezza, perché le mie dita sanno filare, intrecciare, organginare, tessere. Solo la trattura non mi piace, ma perché quando devi tirare fuori il bocciolo di seta dall'acqua bollente, beh, ci vengono due mani, ma due pagnotte così, eh? Che se poi trovi marito, ti si infila neanche l'anello al dito. Scusi, posso guardare le sue mani? Me le fa vedere? Ha tutte le sue dita? Sì, no, non è un falegname lei. No, no, perché a Bologna i falegnami prendono bene, perché con i mulini da seta c'è sempre da lavorare. Solo che dopo con la sega, zac, si segano le dita. A me un marito senza dita mi piace. Non mi piace neanche un fabbro, che hanno sempre le unghie nere, poi con quello che respirano muoiono presto. Non mi piace neanche un fabbro. Barcaiolo, top, che allora tra fiumi e canali possiamo andare in barca fino a Venezia. E se mi muore il marito? No, perché se sei sposata una casa te la dà anche il comune, e se metti su il mulino da seta ti regala due telai e niente tasse per 8 anni, però poi il marito deve andare a fare il soldato se c'è la guerra, che c'è sempre. E se mi muore? Perdo il marito, la casa e anche il lavoro. Ah, perché il comune non si fida. Ah, dice che ci vuole un uomo, un capo per il mulino, e non vanno bene né le donne, negli ebrei e neanche i musulmani. Veramente c'è uno che mi piace. È l'apparecchiatore, quello che viene a prepararmi il telaio, è bravo. No, ma perché lui sa i disegni che ci vogliono per la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Oriente. Io il telaio adesso ce l'ho, è mio, ma il pezzo più importante, il pettine, quello che serve a fare il disegno, quello lo porta lui. Cioè, lui, diciamo, è come il padrone dell'idea, del modello. E senza quell'idea, quel modello, il mio telaio vale poco. Sì, però la sua idea, il suo modello, senza le mie mani non vanno mica tanto in là, ma perché lo so io, se ci mettiamo insieme faremo la seta più bella del mondo. Vado ad accendere una candela. Si sa mai, eh? Bravo.